chiesa non c'era più, allora loro dicono che me, tu non mi abbandonavi. Sono in pensione, ma io vengo a passare un tempo, fine che ce la faccio, io vengo. Perché sono, se lo meritano queste persone, sono brave persone. Nel giro di un mese ci ha lasciati, però ha avuto il tempo di farci il passaggio di consegne. Ci ha chiesto letteralmente non la fate perdere. Ed è l'impegno che noi abbiamo assunto e che portiamo avanti quotidianamente. Acqua calava, vento che asciuga, sono figlio della terra, lumari Micheta. Passo presto, passo, arriviano i neferi a camminare scalzi. Salvo ha lasciato il suo lavoro, lui si dedica interamente alla campagna. Io faccio l'insegnante, faccio la mamma, faccio la figlia e quindi ci dedico un po' meno tempo. Qua ci siamo già. In questo momento in azienda abbiamo finito la concimazione dello stallatico, distribuito il cippato sopra la concimazione e stiamo finendo l'ultima quota di raccolta dei limoni e avocati. Abbiamo iniziato a fare tanti piccoli investimenti, nuovi macchinari, piccole cose che ci possono aiutare nella gestione quotidiana della campagna. Diversi anni fa abbiamo iniziato a piantare avocati anche grazie al progetto delle coproduzioni. Questo di qua è seminato da Cesare e poi lo è innestato, poi all'incirca 4 anni fa. Ci sono circa 60 piante, giovani e meno giovani, che crescono meravigliosamente protette dai limoni. In questi 3 anni la nostra vita dal punto di vista familiare è cambiata notevolmente. Ci siamo ritrovati tuffati in un qualcosa che noi sconoscevamo. I confronti continui con Carmelo, con mio suocero, ci ha permesso di poter continuare e poi avere anche i risultati. Il consorzio per noi è stato a dir poco fondamentale, non tanto come un ente a cui conferire i nostri prodotti, perché il consorzio non è questo, ma è stato fondamentale come comunità. Io immagino questo posto come un punto di raccolta, anche come un punto di ritiro di Ficos, un posto dove la gente viene a fare la spesa non per forza dei nostri prodotti ma anche dei prodotti degli amici, il centro di un gruppo d'acquisto, ecco. Cacca! Adesso che siamo un po' più stabili, un po' più tranquilli, posso dire che invece la vita della famiglia è cambiata decisamente meglio, perché stiamo riuscendo a rallentare, che è l'invito che ci ha fatto Cesare fino all'ultimo. Non correre, mi diceva sempre, e in questo posto effettivamente io ci riesco a non correre. E ballavo picciotti, ballavo!